L'Istituto Addermeyer per le malattie infettive. Alexandria Ipezia, capo alchimista. Era un solarium per aristocratici viziati in convalescenza. Ora è un luogo di studi alchemici. L'uccisore della corona che colpisce in mio nome deve essere fermato. Spero che la dottoressa Ipezia possa aiutarmi. A Serkonos dicono che sia brillante e altruista. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura precisamente da dove ci siamo lasciati con il gioco di Dishonored 2. Ok, quindi dobbiamo andare a beccare la dottoressa. Vi ricordo che stiamo giocando con il personaggio di Emily, dopo averlo terminato adeguatamente con il personaggio di Corvo. Ok, in modo tale che così possiamo andare a vedere anche i suoi poteri. Ok, il carretto è arrivato. Quindi insinuiamoci, ragazzi. Allora, dunque. Vediamo un po'. Con Corvo non avevamo determinati poteri, eh? Adesso abbiamo girato la manovella, quindi qua si dovrebbe riempire, quindi molto probabilmente con il potere di possessione potremmo insinuarci dentro qualche pesciolino e entrare lì dentro. Ok. Dove ci porta questo cunicolo. Cosa dovremmo farne dei resti? Non fare così. È già abbastanza dura. Direttamente in cucina, ragazzi. Quando l'istituto era aperto al pubblico, ero orgogliosa di lavorare qui. Cucinavo per gli ammalati. Parlavo ottimo, di ricette direi. Con la dottoressa Ipezia. Ora mi sento inutile. Lo so, ma per quanto sia andata male, sarebbe peggio senza lavoro. Ottimo, abbiamo tagliato un bel pezzettone, eh? Perfetto. Questo potere qua è spettacolare. Non vedo l'ora. Non posso fare niente. Devi capire. Ti conviene andare. Se non te ne vai, chiamerò aiuto. Sì, sì, ciao, ciao. Quando la torretta sarà inattiva, Megan potrà venire a prendermi. Ok, siamo nell'area di convalescenza, dobbiamo arrivare a 34 metri. Qua non ci dovrebbe essere puzzoni a romperci le scatole. O anche gli zebedei, ragazzi. Vediamo sempre un'occhiata in giro. Casomai poi le rune, che sono quelle cose più semplici, le andate a raccattare voi personalmente se lo state giocando. Vi ricordo che c'è una runa che è, secondo me, la, tra virgolette, la più complicata da andare a raccattare, che è quella esattamente sotto il sotto l'ascensore. Di conseguenza dovete andare di sopra, spaccare i sostegni e di conseguenza l'ascensore cade e andate a raccattare l'ultima runa, che è la più complicata di questa zona, diciamo così. Ok ragazzi, siamo arrivati nella zona della dottoressa, eh? Dobbiamo un po' di scendere, sentire un po' cosa ci dice, se ha qualche news da darci. Controlliamo anche la zona. Oh, lì c'è un amuleto. Ok. Ok. Allora, andiamo a raccattare questa runa qua.
Bene. Lavoro con Anton Sokolov. Il vecchio sta con Kirin Jindosh e sta cercando di scoprire tutti i suoi segreti. Con le conoscenze di Sokolov, si sa quali meraviglie della filosofia naturale. Allora, vediamo un po' la tipa cos'è che ha da dirci. Poi non c'è nient'altro da raccattare. Mi vengono in mente le lezioni di filosofia naturale di Anton e Piero. Non posso stare. Un lavoro veloce e cruento. Dai, giornali. Lei è uno dei miei pazienti. Mi spiace. Io dovrei saperlo. Sono qui per chiederle una cosa. Si copre la faccia a causa delle ferite? Le infezioni che curiamo qui sono molto più frequenti di quanto si pensi. Non sono qui per le cure. Cerco Anton Sokolov. Sokolov? Sì, è stato qui per poco tempo, ma l'hanno portato via. Da Kirin Jindosh. Ha sentito niente. E l'uccisore della corona? È un suo paziente? L'uccisore, sì. Ho letto qualcosa sui giornali. Mi spiace, ma non... Ah, sì, gli omicidi. Ero a Dunwall in quel periodo e studiavo le malattie dei balenieri. Ehi, qualcuno mi sta chiamando. Mi dimentico le cose. L'uccisore della corona è un caso interessante. Mi sentirei quasi di poter dare una mano. È solo che lavoravo bene, ma ora la memoria sta cominciando a tradirmi. Chi mi sta chiamando? Mi scusi. Ma io, a me non sembra... Non riceviamo molte visite. Non mi sembra proprio che ti stanno chiamando, eh? Chi allora, era? Diamo un'occhiata in giro. Topastri. Stai bene? È stata Aipezia. È lei l'uccisore, ma non sa di esserlo. Lei ha sviluppato un siero per i minatori, ma la prima versione distorceva e mutava la sua mente. Per me è troppo tardi, ma forse puoi salvare lei. È una brava persona. Cosa posso fare? La cassaforte, nella terapia intensiva. Devi scoprire come fare l'antidoto. Aiutala. Il codice della cassaforte è 312. Mi sono sempre chiesta che sapori avessero le tue carni, mio caro assistente. Ce l'hai pappato, ragazzi. Se l'è pappato, alla grande. Allora, 312 il codice. Ok, allora, siamo arrivati alla cassaforte. Qua chiudiamo. Allora, vediamo che cosa c'è qui. Era 312, se non erro, ragazzi. 312, esatto. Allora, qua in giro da raccattare, non vedo nulla di interessante. Gli appunti di Vasco. Ok, ho raccattato gli appunti e adesso dovremmo andare a fare la miscela. Finalmente capisco. C'è una parte di Aipezia che lei stessa non conosce. Manca qualcosa. Prende il controllo e la costringe a usare altro siero originale, con regolarità. Il duca la tiene qui. E se ho ragione, le assegna incarichi terribili. Aipezia è quello che i giornali chiamano uccisore della corona. Esce dalla corona. Speriamo funzioni. Ok. Abbiamo raccattato anche il sangue infetto, dopodiché possiamo utilizzarlo. Ehi, cosa? Oh, Alexandria, stavo solo... No, sei tu. Sì, Vasco, amore mio, ti ho scoperto. Ok. E ora ci aspettano degli esperimenti. Vieni.
grandi così. Abbiamo raccattato anche l'antidoto. Allora, di qua mi sembra che abbiamo preso tutto. Ci sia nient'altro. Allora, vediamo un po'. Possiamo sempre decidere se ammazzarlo oppure no. Con Corvo l'avevamo stordito. Ok, io direi di fare la stessa cosa, anche perché non è assolutamente colpa sua. Ok, allora vediamo se riusciamo a prenderla alle spalle. Dove sei? Ok, peccato. No, no, no! Non torno a dormire! Non me ne vado! Non ne ho alcuna intenzione! Ok, bersaglio salvato. Dottoressa? Sì. Mi scusi, c'è qualcosa che non va in me. Forse ho contratto una malattia mentre lavoravo con campioni infetti. No, qualcuno l'ha avvelenata. Ma ora sta meglio. Ho trovato delle note per creare un antidoto. Avvelenata? Non ci pensi. Me ne occuperò io. Se le serve un posto per qualche giorno, venga da noi. Sto con un alleato su una barca chiamata Dreadful Whale. Ok, grandi così. Perfetto, quindi non abbiamo seccata. Proseguiamo. Secondo me adesso dobbiamo fugare. Ho bisogno di riposo. Esatto. Ok. Allora, vediamo un po', noi dobbiamo arrivare esattamente di là, a 78 metri. Cioè, di qua è tutto chiuso, ok. Perfetto, e anche questi sono andati. Allora, nascondiamo il corpo adeguatamente. Qua, lodi, ok. Allora, noi dobbiamo andare a disattivare la torretta che è là. Pensi di essere un genio, eh? Guarda, non ti farò del male. Questo è andato. E anche questo è andato. Ottimo. Allora, adesso disattiviamo la torretta. Maledetta. Adesso lasciamolo pure qua. Insieme al suo collega. Lì. Ok. Lì. Allora, teletrasportiamoci là sopra. Perfetto. Allora, se non erro, qui ce ne potrebbero essere degli altri, Forse sì, forse no. Direi di no. Ok.
Ottimo, eccolo qua il tipo. Anzi, la tipa. Possiamo andarcene. Non mi piace qui. Siamo pronti? Oh yes. Sì, torniamo alla barca. Avete trovato Sokolo? No, ma Ipezia era l'uccisore della corona. Cosa? Non ci credo. Il duca l'ha indotta a iniettarsi una dose avvelenata del suo stesso siero. E l'ha cambiata. Ma ho trovato l'antidoto e ora è viva. Se ricorda gli omicidi, dovrà conviverci. E invece Sokolo? È in mano a un uomo chiamato Kirin Jindosh. Lo conosci? Tutti lo conoscono. Il grande inventore di Serkonos. Allora tocca a lui. Spero Anton stia bene. Ok, ragazzi, abbiamo stealthiggiato adeguatamente. Nemici uccisi uno, uccisi totali uno. Ok. Va bene. Rune 6 di 12. Ok. Ottimo, direi. Ai suoi tempi, Sokolov era il genio di Dunwall. Ha trasformato la città con le sue invenzioni. Elettricità per le fabbriche e carrozze che sfrecciano per le strade. Crescendo, i suoi congegni ronzanti e pulsanti mi hanno tenuta al sicuro. Le sue storie mi hanno sempre fatto ridere e le sue conversazioni scioccavano aristocratici e sacerdoti. Ora, anni dopo, il genio di Karnaca è Kirin Jindosh, un folle inventore che ha fornito al duca sinistre macchine che si muovono come persone, meccano soldati che combattono e uccidono. Devo scoprire dove tengono Sokolov e riportare indietro il vecchio. Salvare un genio e imprigionare l'altro prima che crei un esercito di meccano soldati. Ok, ma il vecchio, come l'ha definito lei, lo andremo a salvare prossimamente. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.